Amici dispersi, qua Mr. Livingstone e oggi vi ho portato a vedere due meravigliosi paesini della Val d'Aosta che si chiamano Arvière e Avize. Ma come mai vi ho portato qui? Beh, che domande! Perché questi due paesini sono pieni così di castelli, ci sono ben 3 castelli! E cosa volevate, che me li perdessi? Non si può fare! Allora, partiamo da Avize, che ne ha 2. Il primo è il castello di Avize, che è stato costruito durante il 1492, c'è scritto su Wikipedia. Che è questo qua che state vedendo, è parecchio figo, vero? Pensate che potete anche prenotare una stanza in questo castello. E c'è la sauna, dentro la stanza. Il secondo castello di cui vi parlo invece è in centro paese ed è il castello di Blonay, che è stato costruito circa nel 1200. Entrambi questi due castelli sono stati costruiti dalla famiglia degli Avize, che prima nel 1200 dimorava in quello di Blonay e poi si è trasferita in quello di Avize. Successivamente, nel Natale 2019, verranno donati a Mr. Livingstone, che li renderanno la sua dimora per fare vlog incommensurabilmente belli. No, non è vero, però sarebbe figo. L'ultimo castello invece si trova ad Arvière, è ormai diroccato purtroppo ed è stato costruito dai conti di Montmayeu. Ma c'è una leggenda riguardante questo castello. Si dice infatti che uno di questi conti di Montmayeu che viveva in questo castello fosse stato citato in tribunale da suo cugino. Però lui era un conte, non ci voleva mica andare in tribunale. Allora cosa ha fatto? Ha invitato il presidente della giuria a casa sua, l'ha decapitato e ha mandato la sua testa ai giudici.
così per fargli capire che non sarebbe andato al processo, e poi è fuggito sui monti e ha costruito la fortezza di Montmajour. Ho come l'impressione che fosse stato un conte un po' caratteriale. Comunque, questi due paesini si trovano esattamente tra Aosta e Courmayeur, e se volete farvi un giretto una domenica è un ottimo posto. Io in questo caso sono andato via 2 giorni perché ho approfittato che avevo un po' di tempo per fare un piccolo tour di castelli. Infatti presto vedrete uscire sul canale anche un altro video di castelli della Val d'Aosta. Vi romperò le scatole per sempre con i castelli della Val d'Aosta, mi dispiace per voi. In questo caso ho deciso di passare la notte ad Arvière in questo piccolo bed and breakfast che si chiama Le Chateau Blanc, e mi sono trovato benissimo. C'era una stanza gigantesca e poi la colazione era super, quindi ve lo consiglio. Ragazzi, ho un annuncio da fare. Me ne vado in ferie, ebbene sì, ho deciso di interrompere le pubblicazioni dei video per tutto agosto fino al 2 settembre per vari motivi, perché voi non ci siete ad agosto su YouTube, perché lo fanno anche un sacco di altri YouTuber, e perché ne approfitto sia per studiare, che ci sta, sia per riassettare il canale e sia anche per fare la presentazione decente di questo canale, che è ferma all'anno scorso. È passato troppo tempo. Come avrete capito, quindi non sono completamente ferme le pubblicazioni. Ci sarà l'uscita di questa mia video presentazione e poi ci sarà probabilmente l'uscita anche di un altro video più avanti. Adesso vediamo, comunque non lo so ancora, non vi prometto nulla. Del resto è un mese di semi-ronf, in realtà è studio, però semi-ronf. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Grazie mille a tutti per essere stati con me su questo canale per tutti questi mesi. Noi ci vediamo a settembre, ebbene sì, e spero che vi sia piaciuto questo mio viaggio in questi 2 paesini dispersi pieni di castelli. Se vi è piaciuto questo contenuto, quindi come al solito sbrindellatemi un like, condividetelo con tutti i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così potremo vivere insieme una caterva incredibile di emozionanti, indicibili avventure. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, per arrivare là dove nessun disperso è mai giunto prima. Cheers! Cosa mi porto in vacanza? Allora, questo potrebbe essere una soluzione, visto che lo consigliava tanto Uesa. Poi, insomma, magari il terzo di Harry Potter ci potrebbe stare, che ci sta sempre. Ah, ce l'ho, ce l'ho! Autostop con il Buddha! Sì, questo deve essere divertentissimo. O questo, o magari un altro libro di questi qua. Non lo so.